Liberi.tv, spazio certi diritti. Quest'oggi in mia compagnia c'è Emanuele Macca, che io saluto. Ciao Ciao, Emanuele, ciao a tutti. che abbiamo già intervistato in precedenza. Emanuele è impegnato da anni nel sociale, è attualmente educatore in una comunità per tossicodipendenti e diciamo anche che è un ex operatore della Caritas diocesana di Pavia. Dico Esatto, bene? sì. Perfetto, perfetto Emanuele. Quest'oggi, come dicevo, vogliamo affrontare più che un tema, parlare di un libro molto interessante che entrambi abbiamo letto e voglio fare subito vedere che Troppo amore ti ucciderà, le tre vite di Don Marco Bisceglia, che è questo libro qua. Poi lo metteremo anche sul sito e daremo anche i riferimenti di rito come la casa editrice, eccetera. Emanuele, innanzitutto vogliamo parlare un po' del libro, di quello che tratta appunto della storia di Don Marco Di Bisceglia? Don Marco Bisceglia. Don Marco Bisceglia è il fondatore, o meglio, io userei l'espressione l'ispiratore dell'Arcigay. Sì. Il titolo è Le tre vite, perché Don Marco Bisceglia ha vissuto tre fasi Esatto. radicalmente diverse della sua vita, ma tutte queste opposizioni in realtà, ed è qui insomma quello qui forse, spero arriveremo a fine intervista, hanno secondo me un filone conduttore, che è l'aspetto più interessante, ovviamente, di qualsiasi vita contraddittoria del resto. Lui ha vissuto, è stato prete a Lavello, in questo paesino in provincia di Potenza, se non erro, Sì. e in un periodo in cui, insomma, era molto in vigore la teologia della liberazione e le comunità di base. Ha studiato dai gesuiti, non aveva finito il corso di formazione dei gesuiti e aveva deciso di andare a fare il prete operaio in Francia, dove era nata l'esperienza dei preti operai. Poi però la famiglia e la diocesi, eccetera, l'hanno invitato a terminare il corso di studi, credo gli mancasse un anno perché ormai avesse quello fatto quasi tutto, e è stato incardinato prete diocesano. In questo paese lui poi ha iniziato a sostenere i diritti dei lavoratori, dei contadini, in un contesto in cui lo sfruttamento era molto evidente del resto, Chiaramente. e in cui le alte gerarchie verosimilmente erano molto più legate ai proprietari terrieri che al proletariato e ai contadini. E i primi 50 anni della sua vita, la prima vita è stata la più lunga, lui li ha dedicati molto a questa lotta di frontiera in ambito politico. Sì. Ma non è mai stato legato strutturalmente a nessun partito. Non è il fatto di aver lottato a favore del proletariato, dei contadini, sicuramente l'avvicinava molto ai movimenti di sinistra. Però, ad esempio, lui è stato candidato da Pannella, Sì, dai anche se non è radicali, stato esatto. eletto, ed era molto amico di Pannella. Ecco, com'è in questa fase si è al declinare della prima vita, quando era successo che, proprio per dentro questa lotta politica, i giornalisti del Borghese, che era un mensile settimanale di destra, per farlo fuori, e già Don Marco aveva fatto comunque azioni molto forti da un punto di vista simbolico-politico, si erano finti una coppia omosessuale e si erano fatti benedire. Non li aveva sposati, No, evidentemente, li no, aveva no. benedetti. Loro hanno messo sul settimanale la storia di questa benedizione. Ricordiamo in che periodo siamo, insomma, ci siamo ben siamo negli anni 70, in un periodo in cui, insomma, di omosessualità, all'epoca c'era Pasolini, insomma, e nel PC, ci siamo in un contesto molto diverso da quello attuale. E Don Marco, quindi, così, insomma, la curia trova la causa finale per allontanare Don Marco dal sacerdozio. Un documento, tra l'altro, quello di Don Marco, come dice l'autore, io riferisco quello che mi ricordo di aver letto, era stato firmato neanche dal vescovo, ma forse dal segretario, quindi anche il valore era abbastanza precario, ma niente, lui viene allontanato e questo allontanamento è l'occasione per Don Marco Bisceglia, di fare coming out e dichiarare la sua omosessualità. Allora si pone come obiettivo, va a Roma, lavora per Ressolarci e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare la sinistra ai temi dell'omosessualità.
Sì. vuol dire che non era sensibile. Se ricordiamo poi la storia di Pasolini, Oh, ci sono sì. tanti dati che ce lo fanno capire. E il contesto culturale è quello di Camillo Don Peppone, di Don Camillo Peppone, scusa, Sì, quindi certo. mi viene sempre questo lapsus, non so perché. E per dire, insomma, che di fatto c'era un retroterra culturale molto vicino sui temi della persona, eccetera. E quindi fa questo lavoro e decide di fondare l'Arcigay, che allora si scrive Arci-gay, proprio per fare questo lavoro di sensibilizzazione dentro la sinistra, in un periodo in cui l'Arci come associazione si stava trasformando da dopolavoro proletario all'associazione culturale. In questo periodo là vive e lavora a Roma in modo sempre sobrio. Teniamo conto che ci sono delle costanti nella vita di Don Marco. La vita povera è sempre stata una sua costante. E in quel periodo un certo Nichi Vendola fa l'obiettore da Don Marco Bisceglia. Quindi, questa seconda fase, poi Don Marco, a quel che dice Vendola, quasi rinnega totalmente la sua dimensione vocazionale, dice che era stata una sublimazione per non accettare l'omosessualità, ed è Vendola che lo contrasta, gli dice: non può essere, non puoi mandare all'aria tutto quello che hai fatto. Ed è interessante questa cosa, questo aspetto. E niente, e alla fine arriviamo alla terza fase, nel momento in cui l'Arcigay sta per ristrutturarsi in modo chiaro e netto, avere una dimensione pubblica, giuridica, riconoscibile, Sì. Bisceglia se ne va, decide che non è più l'ambiente per lui. Tutto quello che ci sta dietro è una questione forse più di storia contemporanea che storia, nel senso che bisognerebbe, è interessante sentire Grillini, quello che dice su questo versante, sono persone vive che possono testimoniare. E sicuramente ci sono anche state delle accreditazioni personali, quindi siamo un po' in un contesto di attualità più che di storia in questo punto. Però sicuramente, e qui troviamo una seconda costante di Don Marco, lui non ha quasi mai amato delle strutture rigide, definite. Era sempre stato in conflitto con la dimensione ecclesiale, istituzionale. E appena l'Arcigay sta per istituzionalizzarsi, entra in conflitto anche con l'Arcigay. Non si sente a suo agio, quantomeno, questo è sicuro. E a quel punto, Don Marco, nel frattempo, si era ammalato di AIDS. Si è ammalato di AIDS probabilmente in un suo viaggio in Olanda, quando durante, dove era fuggito per scappare a una pena che se no doveva pagare. Durante la sua prima vita, cioè dove ha fatto una manifestazione, verosimilmente aveva occupato un terreno, una casa pubblica, per cui era stato condannato. Va in Olanda e lì verosimilmente conosce le sue prime esperienze sessuali. Emanuele, io volevo farti una domanda a tal proposito. Siccome tu adesso, proprio adesso, hai tirato in ballo proprio la scoperta della malattia di Don Marco, pensi che, e questo mi sono chiesto quando ho letto il libro, la questione della fede che all'inizio magari lo spingeva ad andare avanti per questo bisogno comune di approcciarsi con una realtà che spesso è poco conosciuta come l'omosessualità e quindi anche la stessa fede. Pensi che la malattia lo abbia invece riportato in una situazione di bisogno di ricerca e quindi non dico di pentimento di aver preso delle posizioni molto rigide nei confronti della Chiesa che magari all'inizio lo avevano accolto, poi dopo forse si è tradito e poi nuovamente accolto. Allora, qui entriamo nella terza fase, l'accenno, così anche gli ascoltatori capiscono un po'. E in questa terza fase lui si riavvicina alla Chiesa, rientra nella Chiesa e sarà riaccolto come prete. Si viene avvicinato da Don Diliegro, che era stato il fondatore della Caritas di Roma, o comunque uno dei personaggi di spicco, ed è stato uno dei primi ad aprire delle comunità per malati di AIDS, ricordiamo quelle Parioli nella Roma Bene, questa cosa aveva creato tanto scandalo. Lui lo indirizza dai padri Venturini, credo, sì, dai padri Venturini in una parrocchia alla periferia romana, che si occupano dell'assistenza spirituale ai consacrati in crisi, e man mano si riavvicina con il beneplacito, niente poco di meno, che di Giovanni Paolo II e di Josef Ratzinger. Sì.
E questo particolare a me ha colpito parecchio, perché insomma lì sapevano la storia fondativa dell'Arcigay, questo diverte, devo dire. E sicuramente il discorso della malattia ha influenzato, non è l'unico caso, credo proprio, ma perché la malattia ti mette a confronto con i tuoi limiti umani, cioè ti costringe a metterti a confronto con che umanamente non siamo eterni. Da questo succede a tante situazioni, a tante persone. Certo, tutto il percorso che aveva vissuto prima ha, secondo me, una chiave di svolta che non è tanto il ritorno alla fede, non vi sceglia, quanto la capacità di ammorbidire le sue tensioni relazionali. La capacità di dire: è vero, la Chiesa ha mille responsabilità negative, ma io non posso concentrarmi solo su quelle. Cioè, rispetto a una dimensione istituzionale, saper mediare con lo stato di realtà, non è una mediazione, intendiamoci al ribasso, una falsificazione, una finzione che i problemi non ci sono, è un dire: devo affrontare anche là, devo anche relazionarmi con i lati negativi, non posso solo relazionarmi con una chiesa ideale, e Emanuele, questo è la. scusa, quindi il senso sarebbe, o anzi è, quello che comunque osservare la Chiesa come istituzione, ma comunque un'istituzione della quale fanno parte degli uomini, quindi relazionarsi in questo caso con gli uomini e non tanto con l'istituzione. Sì, è una proprio demisia, una decostruzione dell'istituzione ideale e un mettere al centro la relazione con gli uomini, ma secondo me questa è una lezione, io la interpreto come una lezione che a me almeno serve nella quotidianità. Pensiamo alla famiglia, al rapporto con i genitori che non sono mai genitori ideali, cioè in qualsiasi contesto noi viviamo con la limitatezza e la fallibilità umana. La capacità di non dire: o tu sei perfetto, con te non mi relaziono, mi sembra un atto di maturità. Se uno ha fede nell'ambito ecclesiale, ma in qualsiasi altro contesto, anche nell'associazione, lo stesso, non sarà mai perfetta. Il problema, infatti, l'elemento di continuità è questo: la capacità di relazionarsi con l'imperfezione umana e di non idealizzare questa imperfezione umana tale da giustificare la non relazione, insomma. Non so se è chiaro un po'. No, è chiarissimo, è chiarissimo. Tra l'altro poi all'interno del libro ci sono varie testimonianze anche dei suoi ultimi giorni, ma una molto fondamentale penso che sia anche quella, la stessa di Niki Vendola che tu hai tirato in ballo all'inizio, perché c'è un passaggio, lo voglio leggere, poi magari riprendiamo da qua. Dove dice sempre Niki Vendola: avevo conosciuto Don Marco Biscegli in Campidoglio, vi era stata una conferenza, una manifestazione sulle questioni dell'omosessualità, forse a ridosso dell'omicidio a Montecaprino. E qui comunque chi non conosce magari i fatti storici che sono avvenuti sempre in quegli anni non riesce forse a comprendere bene il movimento romano, la politica anche romana che c'era all'epoca e che poi magari nell'arco degli anni è venuta fuori con scandali e con giri vari, credo. Allora, neanche io sono un esperto della situazione romana di quegli anni. Certo, mi aveva colpito quando ho letto il lavoro che aveva fatto una ragazza di Lucca. Aveva fatto nel suo blog una storia di tutti i danni che avevano vissuto delle vittime di omofobia, e tra questi aveva descritto tutte le persone che erano state uccise mentre andavano a battere, erano state uccise dalle marchette. Allora erano anche tanti tossici, tra l'altro, che, come dire, aggranellare qualcosa, cioè falsificavano la propria sessualità. Oggi si potrebbe dire esempio di tanti stranieri che vivono situazioni precarie, pur di arrangiarsi, fanno di tutto anche questo. Ebbene, questa situazione era veramente una situazione di grande precarietà e di grande rischio della vita. Questo, si parla di Montecaprino, ricordiamo che l'Arcigay era nata, insomma, con il suicidio della coppia Jarre, no? Sono veramente situazioni dure, in cui quella che è messa in gioco non è un diritto che non c'è, è la pelle, è il diritto a vivere, insomma. Poi, tra l'altro, situazioni di vita personale che non erano parte della cronaca quotidiana, molto meno di oggi.
erano proprio situazioni non pronunciabili, non pronunciate, se non con... adesso è uscito tra l'altro il film di Amelio su questi periodi, su questo, questo, i capovolti, cioè, non sapevo esisteva questa definizione un po' più raffinata di invertiti, ma insomma siamo lì. Eh beh, all'epoca uscì quel librettino che fu poi censurato e anche fatto scomparire quello di all'epoca Joe Staiano, che era Roma capovolta. Infatti proprio da questo termine capovolti nacque proprio dal libro di Joe Staiano. Infatti questo libro è introvabile, perché è un libro che è uscito, sequestrato nell'arco forse di una decina di giorni, e se ne parla soltanto come libro, ma pochi hanno avuto il piacere e l'onore di leggerlo, perché c'erano molti nomi di personaggi famosi dell'epoca. Si parlava di un libro di denuncia, insomma. Sì, e Joe Staiano in una sua biografia ne parla di questo libro Roma Capovolta, che era il libro dove c'erano un sacco di nomi famosi, però non è mai stato poi più ripubblicato, perché appunto fu dato alla censura e finì così. Domanda da lettore, secondo te qual è stato alla fine il testamento di Don Marco Bisceglia al mondo? Cioè, chi l'ha conosciuto in queste testimonianze, le tre vite di Don Marco Bisceglia? Avrà lasciato qualcosa a noi, all'Arcigay, alle persone che comunque lo hanno conosciuto, e anche quelli che poi alla fine hanno sentito parlare di lui come prete e come fondatore dell'Arcigay? Allora, secondo me ha lasciato un testamento tutto da rielaborare. Non a caso è stato un personaggio censurato nella memoria collettiva fino a che sia uscito questo libro, perché non veniva ricordato, se non vabbè, dall'Arcigay quando andavano a fare il memoriale della sua morte. Ma il fatto che lui abbia fatto queste scelte radicali nella terza vita, Don Marco, hanno troncato totalmente i rapporti con l'Arcigay, e mentre nella prima e nella seconda vita, quando era responsabile dell'Arcigay e quando era prete combattivo, insomma, parete della comunità di base, lui era un personaggio pubblicissimo, usciva in tantissime interviste, tantissimi articoli, tantissimi eventi di cronaca, poi nella terza vita sparisce e si prende cura di se stesso, verosimilmente, non solo della propria fisicità, ma del proprio spirito, del proprio animo, e quindi non si sa nulla, ma si sa pochissimo. Infatti il libro recupera qualche intervista di qualche persona che l'aveva conosciuto in quegli anni, in particolare il padre che l'aveva assistito, insomma, che tra l'altro adesso è ancora vivo e sta a Verbania, che ho sentito per telefono. E insomma, questo ci costringe a riflettere, questo è il grande testamento che lascia, ci costringe a riflettere e ci costringe, per chi vuole si intende, a superare una dimensione un po' manichea. Proprio perché c'è il grande silenzio sulla terza vita, sulla terza fase, è molto strumentalizzabile Don Marco. Mi ricordo, il grosso pericolo è che da un lato venga, come del resto è uscita anche la recensione del libro sul settimanale Tempi di CL, dove veniva sottolineato la grande amore della Chiesa che l'ha riaccolto, e quindi la benevolenza della Chiesa che non lascia indietro nessun suo figlio e fratello. Dall'altra parte il rischio è che venga visto come una persona che di fronte a una difficoltà, cioè dall'altra parte intendo la parte del movimento omosessuale, venga letto come una persona che di fronte a una grande difficoltà, come la malattia, l'AIDS in quegli anni non era tanto ben curata, gestita più che curata, e si rifugia nella Chiesa e rinnega il lavoro che ha fatto con l'Arcigay. Ecco, secondo me invece c'è, almeno la lettura che do io, è quella di una crescita costante da un punto di vista umano e psicologico, che insegna una persona estremamente radicale a prendersi cura delle proprie ferite e quindi a imparare a gestire in modo più positivo i rapporti con le altre persone. E anche con le istituzioni, perché poi le istituzioni fondamentalmente sono un insieme di persone. Questa è una mia lettura che mi ha anche dato adito ad alcune critiche, ma
No, io penso che comunque la lettura che tu fai, giustamente hai letto il libro e hai avuto anche modo di parlare con il padre di Don Marco, secondo me io leggo anche un'altra cosa, cioè leggo che siccome lui, come diceva il libro, le tre vite è partito dalla Chiesa. Poi c'è stato un periodo di transizione in cui lui ha sperimentato forse la sua vita, la sua sessualità, la sua fisicità, e poi ho non deluso magari dal mondo, dall'ambiente che si è trovato di fronte in quegli anni e dalla malattia che comunque ti rende uomo, ti rende comunque vulnerabile nei confronti di una società, ha deciso di ritornare a casa. Sembra un po' l'elefante ferito che va a morire comunque in un luogo che lui comunque chiama casa. Cioè questa è la sensazione, che comunque ha lasciato sicuramente qualcosa di tangibile e nella storia comunque c'è, però forse si è fatto diciamo la sua dice, adesso però è arrivato il momento forse di, non dico di cedere le armi, ma di passare l'ultima fase della sua vita come era iniziata, però con la consapevolezza probabilmente del suo essere. Specifico però un po' la mia lettura, perché poi avevo anche scritto una cosa su Don Marco. Vai, come no. Io ho trovato tre fasi. Allora, innanzitutto la fase dell'opposizione politica. Sicuramente in quella fase c'era una sublimazione di rabbie che avevano altre origini nell'azione politica, anche, sì. Non è solo questo, ma sicuramente anche questo. Sì. Poi però cosa fa? Vive la fisicità e impara a vivere le gioie della fisicità. Nella terza fase, nel momento in cui hai la malattia, ti rendi conto che le gioie della fisicità non sono neanche quelle eterne, no, perché certo. Poi devi stare attento, puoi ammalarti, puoi far ammalare altri, devi porti dei limiti se sei una persona responsabile, certo. Più di prima, e mentre prima aveva vissuto proprio, ma lo dice molto bene il libro, come una gioia, una vitalità della sessualità, a 50 anni suonati tra l'altro, non freschissimo, ma era molto allegro, molto positivo, così viene descritto nei campi quando facevano le villeggiature, i primi esponenti dell'Arcigay, tra cui Vendola ed altri, insomma. Sì. Nella terza fase quindi lui fa, secondo me, un lavoro di recupero della gioia dell'animo, della spiritualità, cioè, sì. Concentra, ha sanato la sua fisicità che aveva eluso per 50 anni della sua vita, sì. Reso conto del limite della fisicità, deve sanare anche il suo animo, la psiche o la spiritualità, come vogliamo, certo. Dirla. E lo fa tornando a casa, questo è sicuro. E dall'altra parte però è significativa, secondo me, questo avvicinamento e questa accoglienza da parte del cardinale Ratzinger e di Poletto, sostanzialmente, credo più che del Papa, non so quanto abbia davvero inciso, sì. Se non nella forma Giovanni Paolo II, però è interessante perché comunque c'è un avvicinamento alla storia della persona. A me ha colpito, insomma, che due istituzioni che negli anni 90 e nei primi anni del 2000 non dovevano assolutamente parlarsi, non potevano parlarsi perché erano il diavolo e l'acqua santa, sì. In realtà già si conoscevano, e bene anche, e quindi sicuramente poi bisogna capire cosa gli avrà scritto Ratzinger, cosa, però non, da quello che si legge nel libro non c'è una, almeno non una, una rinnegare totalmente quei suoi 5 anni. No, ma io credo che l'importante conosce, ma decidi di cambiare vita. Un'altra costante di Don Marco è quello che quando cambia proprio, non è mai stato un lettore, è un cambiamento radicale, diciamo, tutti i suoi cambiamenti sono stati radicali, non ce n'è stato uno moderato e mediato. Ma sai, alle volte leggendo il libro torno sempre alla situazione che poi anche lui stesso guardava la persona quando si rapportava, è come se quando è arrivato il periodo della malattia lui volesse essere considerato una persona allo stesso tempo e non solo un esponente politico, un esponente di un partito, di un facente parte di qualcosa, era come se si volesse mettere da parte,
questa è stata la mia sensazione anche leggendo il libro, cioè, e mi si è messo mettere... molto da parte, perché è proprio sparito dalla circolazione, si è dedicato, non so, aiutava le comunità, una comunità di suore che gestivano le donne malate di AIDS, ha fatto proprio l'assistente spirituale a tempo pieno nell'ultima fase, mentre prima faceva più il prete politico, diciamo, proprio due versioni diverse, completamente diverse. Poi queste sue amicizie con i radicali e con la sinistra radicale, cioè con cose che non collimano da un punto di vista ideologico, no? Però lui si è relazionato con persone, non con idee, prima di tutto con persone, questo mi sembra un altro insegnamento che secondo me, di cui io almeno cerco, ne faccio volentieri tesoro. Secondo te è rimasto qualcosa in Arcigay del ricordo di Don Marco Bisceglia, o magari quello che era il suo progetto è stato, non so, si è perso? Da un punto di vista politico, dici? Politico, assolutamente politico. Non lo so, non credo, diciamo che da esterno ho conosciuto e conosco un po' gli ambienti dell'Arcigay, non sono un attivista Arcigay, da esterno mi sembra che quello che appare di più è una sorta di radicalismo positivo, ma sono due posizioni che si rinforzano poi fondamentalmente, cioè, finché ci sono però situazioni di incontro, in realtà a livello territoriale, poi c'è stato un colloquio, in altre situazioni faticano molto, insomma, perché l'insegna e l'etichetta ancora a me sembra che sia più importante della persona, della relazione, anche se a livello teorico non viene detto questo, però a livello pratico, ma anche da parte di alcuni esponenti della Chiesa, la stessa cosa. Adesso purtroppo poi si sta calcando anche molto questo tema dell'ideologia del gender, ormai la persona è sì. Adesso l'altro grande ostacolo è l'ideologia del gender, quindi il movimento gay portatore dell'ideologia del gender, io ancora non ho ben capito cosa sia, tra l'altro, e quanto sia quel che è, quanto venga poi strumentalizzata. Non sono un esperto in materia, quindi non lo sono nemmeno io, però la sento citare talmente tante volte, spiegare così poche, che veramente non capisco di cosa si tratti, cioè intuisco, intendiamoci, non è che siamo sulla luna, intuisco, ma vorrei che tante volte prima di criticare gli eventi reciprocamente si andasse nel contenuto, a me piacerebbe. No, ma sono d'accordo con te, anche perché a me non piace l'idea dell'attacco a priori quando succede qualcosa a ambo le parti, cioè bisognerebbe tenere in considerazione la persona umana come persona, non come facente parte di una determinata categoria di soggetti, quindi gender, quindi uomo, quindi donna, cioè bisognerebbe pensare alla persona, agli interessi della persona, ai diritti della persona, e spesso e volentieri ambo le parti sembra che invece si voglia difendere una posizione che poi è fine a se stessa, cioè che non serve a maturare il dibattito, il dialogo, cioè l'ostacola. Io dall'inizio ho avuto proprio l'impressione, essendo sempre stato cattolico, cristiano e omosessuale, non ho mai, sin dall'inizio, sofferto molto questa contrapposizione. Frequentare gruppi di gay credenti è stato un fondamento per iniziare un po' a strutturarsi un minimo e trovare gente con il mio percorso. Certo. E ogni volta che sento queste contrapposizioni veramente ne soffro molto, perché dico, io dove sto? No, è come dire, se mi permetti, quando l'altra contrapposizione che avevo sofferto era negli anni 80, essere figlio di meridionali nel nord. Ce n'erano tanti, però all'epoca, insomma, mi ricordo i manifesti della Lega, meglio africani che meridionali, quindi eravamo agli albori. E mi raccontavano una barzelletta deficiente, devo dire, sul fatto che in un condominio pieno di meridionali il metano fosse esploso, e il metano ti dà una mano. Sì, e io ho detto, non ridevo, ho detto, forse perché i genitori meridionali, grazie, devo dire. È vero, è una cosa molto banale, però cioè, non capire che dietro al parlare comune, al parlare anche di grandi schemi, le persone in mezzo ci soffrono se si sentono un po' toccate, sia come credenti, sia come
omosessuali, a seconda del contesto dove si è. Non si può dire attacco la Chiesa ma tu non c'entri, oppure attacco l'ideologia del gender ma non te. Cioè, alla fine ci si sente legati un po' a tutto. Indirettamente l'attacco arriva, certo non è diretto, chiaramente, ma insomma credo che, per tornare a Don Marco, questa storia sia una bella storia, perché è una storia che dice, che parla di una persona che ha sempre scelto ambienti molto contrapposti tra di loro, ma dietro a questo non ci sta una contraddizione in termini, ci sta una persona che cresce umanamente. E sarebbe bello che le ricerche, invece di essere sempre ossessivamente politiche e banalmente politiche, siano più profonde, vadano in profondità nella ricchezza di quello che ci dà una persona anche nelle sue scelte apparentemente contraddittorie, perché indubbiamente sono apparentemente contraddittorie, ma superare questa apparenza e andare un po' al nocciolo è più difficile, ma secondo me è quello che è il testamento che ognuno di noi può dare agli altri, no? Emanuele, sei stato perfetto anche perché comunque abbiamo praticamente terminato il tempo. Hai dato la chiusura ideale a quella che è stata una bellissima conversazione su questo romanzo e su questo libro che io voglio fare nuovamente vedere, che è Troppo amore ti ucciderà, le tre vite di Don Marco Bisceglia. Chissà che comunque in un futuro non troviamo altro spazio per dedicarci al libro, perché sono sì la bellezza di più di 300 pagine, però sono intense. Si potrebbe addirittura fare alle volte una puntata su un semplice paragrafo, perché poi ti vengono in mente Molto delle. bella, ad esempio, era l'intervista a Vendola, io l'ho trovata proprio bella. Alla Sì. fine Vendola stesso chiaramente fa percepire che è toccato da questa intervista, perché dice: è la prima volta che parlo di Don Marco, a cui lui era legato da un'amicizia molto stretta. Se è la prima volta adesso, vuol dire che effettivamente, e lui è una delle fonti principali per parlare di Don Marco, vuol dire che è veramente una figura che merita e necessita una rielaborazione, anche un confronto. A me piacerebbe tanto un bel convegno con il giornalista di Tempi che ha scritto questa cosa e qualche esponente che è conosciuto, perché si mettono a confronto queste letture e si Ah, eliminano le strumentalizzazioni. Sarebbe bello. chissà che magari qualcuno ci ascolti o comunque che non si possa organizzare, anche perché è giusto parlarne, poi magari ognuno rimarrà delle proprie idee, però si creerà sicuramente qualcosa di nuovo, cioè mascolando queste posizioni. Emanuele, io ti ringrazio nuovamente per il tempo che ci hai dedicato, speriamo di rivederti presto, io a questo punto ti saluto e cedo la linea alla regia, Donato Volpicella, per il proseguimento delle trasmissioni. Grazie tanto, Emanuele Grazie a voi, Nasca. grazie e buona serata a tutti.